abito in via nel Rigattieri. E una mattonata di lunedì stavo camminando a piedi senza pensiero su come c'è a piedi vicino a Massimo che c'è a casa di pompiere, lo attacchi per i carabinieri. E incontro una pepomì, un certo badassaro che fa un popolare. E mi disse che stava in un dottore perché avevo un dolore, un comodore, un tocaicutatore, un territorio che mi può pescare, mi sento sempre male e quando finisco di mangiare per me vomitare un pozzo manco per sperare. Ultimamente mi fece l'esame sangue e mi risultò qualche fesseria. Insomma, luce mia, anemia, diabete, ulcera, gastrite, colite, peritonite, bronchite, epatite, sinusite, triglicerite, colesterolo, mi pignavo tutto l'uore, un tallotto mi spunto la chialore e mi esce sempre un cuore. Poi c'è artrosi cervicale, scoliosi vertebrale, dolore lombare, traffico vascolare, paralisi facciale, scavaglie collare, una pochina bella, cartolina polsale, assegni tutto a mare, debito cosanziale, giunse il broccolo causale. Ho fatto e mi sento sempre male, ti dici quando conviene fare mi ricoverè. Disse quando venne fare con ragazzi, pensi che rannesce un documento all'ufficio con locamento. Appena già sulle ville un svenimento, perché c'era una cura. Qua aveva premura, qua ammuttava, qua si infelava, qua si lamentava, qua si arrabbiava, qua si incazzava. C'era pure un cane che abbaiava e ogni tanto qualcuno pensava che si cagava un cerico che fetto cacchianava. Ma dico, ma è mai possibile che venisce un documento per me figlia, canicchia, pubicchia, per te scotta e meniglia e pensa a confusione, qualcuno ma tocca, ma neanche mi afferra, ma picchia e mi attigga per giuro che sono gnocca. Si vota l'impiegato che era tutto surato e bagnato come un sesano dato e mi dice che se è un documento per la pensione deve andare nell'altro ufficio che si trova alla stazione. Allora pigliamo il primo autobus che passa, vero numero 108, appena già succede. Un picciotto con giubbotto, un vecchio con cappotto, un piccinino con pescotto, un cimequetto, un manequetto, un succuetto, un cappellotto, un succimuetto, un paralletto con un occhio duetto che veniva a taseglia che ne pareva un muetto, disse quanto scendo che ne più che c'è. E così scendevo vicino alla stazione, dove c'era in corso una manifestazione di gente che protestava perché voleva così giusto la regione. Avvicinavo di più per saperne di questa situazione quando improvvisamente abboscavo un coi per un bel monaco mentre si attassava tutti i cani. Vuoi dire erano le 6 quando mi arrospigliavo un tolettino ero pronto soccorso in piazza Maime. O la mia c'era un signore che sicuramente era un dottore e mi disse che avevo solo una contusione nella parte occipitale dello sciomolone. In poche parole mi insegnò a poco ripendo le sei scatole di iniezione. Dai, se ospedale sono peggio di un macello comunale, trattano i cristiani peggio di là in mano.